Fadi, buongiorno e bentornato su All Music Italy innanzitutto. Buongiorno per tutto il giorno, ciao. Senti, come sta andando questo periodo e come stai vivendo questo Praise Festival di Sanremo? Allora, sta andando che sono un po' acciaccato, però sto bene, però un po' acciaccato. Ma acciaccato, è successo qualcosa in moto, no? No, in moto, è successo che il cambio di temperatura, tutte queste cose qui mi hanno un po' influenzato. Sì, però stiamo recuperando. Senti, ma quali sono stati i momenti più complicati di questa tappa di avvicinamento? Le prove come sono andate? Allora, ho fatto le prove con l'orchestra. Il sentirsi avvolti dalla musica è proprio una cosa pazzesca. Poi lì, no, ma ciao, troppo contento. Non vedo l'ora. Anch'io. Senti, parliamo anche del disco, questo nuovo lavoro estremamente particolare dal punto di vista sia musicale che dal punto di vista dei testi. Partiamo dal primo brano. In un verso canti una vita intera in sala d'attesa e poi io ci ballo su. È un modo per non prendersi troppo sul serio, credo. È tosta, eh? Ognuno ha la propria bega, ognuno ha la propria storia, le proprie sofferenze, eccetera, eccetera. E una vita intera ad aspettare, attendere, no? Un qualcosa, attendere che poi a un certo punto sei lì che... Ah, era anche una cavolatina, no? Un modo di guardare le robe, in modo di provare a cercare di cambiare la gradazione dell'occhiale per cercare di vedere meglio, no? Magari ogni tanto serve solo magari anche quello, perché c'è tutto magari, ed è dura, è tosta, con tutte le sofferenze che ci sono, però cerco di ballarci su. Ed è giusto così. Senti, un altro brano che mi ha colpito è sicuramente Owo, un brano dove il testo assume un certo tipo di importanza notevole, accompagnato da una produzione molto internazionale e anche dove la contaminazione è all'ordine del giorno, credo. Come è nato questo brano? Ah, mi sono divertito tanto. Ah, questo brano qui è nato... Babà Fumini Owo, ero a Lagos con i miei familiari, sì. Io e mio fratello volevamo andare a girare con i kart, volevamo andare a fare i giri così, ci servivano i soldi, no? E allora abbiamo chiesto a mio padre una mano per finanziare le nostre vacanze. E io sbagliai all'epoca a dire babbo, io ho provato a dirlo in Yoruba, dire babà Fumini Owo, dammi una mano babbo, sarebbe, no? E io ho sbagliato. Ho detto, cioè, gli avevo chiesto i soldi, mio papà mi ha dato la mano. E quindi da lì è nato un po' il tutto. È nato un po' il tutto, è stato un po' un trick così. E poi ci siamo divertiti un casino, siamo andati in giro con i kart dopo il fratello. Quindi c'è un po' la storia della tua vita anche all'interno del disco. Sì, c'è il fatto che là vengo chiamato ogni bo pepe. Che sarebbe tipo bianco, sarebbe un uomo bianco, no? Ci sono alcuni posti dove quei signori bianchi così vengono, ah, c'è un uomo bianco, capito? E, mentre invece qua paradossalmente a me mi chiamano un po' nero, per cui là sono bianco, qua sono nero, il cercare un po' casa, che sì. È bello tutto questo. Sì. Anche perché sono poi le contraddizioni anche della vita. E io credo che in tutto il disco ci sia quest'idea delle contraddizioni e anche una dimensione cantautorale che si esplicita in quella che è Canzone Leggera, uno dei brani sicuramente più intensi di tutto il disco. Sì, Canzone Leggera è un po' non aver paura di quello che si è, e cercare sempre di migliorare, sempre di fare il meglio per il meglio. Però senza cioè la paura fa parte del contesto, però non aver paura, ecco, non di come si è, ma dei propri limiti. Certo. Una cosa del genere vuole essere. Beh, i limiti anche per quanto riguarda l'amore, per esempio nel brano Pugni, perché è un brano divertente dal punto di vista dell'arrangiamento della produzione, ma che rinchiude quella malinconia che poi credo che sia intrinseca nella storia, quando si racconta una fine. C'è un verso anche in questo caso che mi ha colpito: non aspetterò di perderti per capire che era importante. C'è tanto di personale qua dentro. C'è tanto di personale, che era importante, che è importante. È una cosa che cerca di comunque di durare, c'è ancora, è una cosa che è ancora lì. È vita. Sì. Sì. Senti, è bello riascoltare anche quella che è la tua versione di Rimini, il pezzo di Faber che è inserito anche in Faber Nostrum. Quali sono le sensazioni che provi quando canti questa canzone? Quando ero lì a cantare negli studi, a cantare questo brano qua, devo proprio confessarti che,
E ho pensato veramente a un sacco di cose, un sacco di amici, volti per me importanti. E chiudevo gli occhi, vedevo il mare quando cantavo quel pezzo. Ho cercato di metterci un po' di Romagna lì dentro, anche perché sì, cantata da un riminese, Rimini, forse prende ancora un altro senso ancora. Sì, è quello, non vuole... Ah, prima di mettermi a cantare quel brano lì, proprio mi sono dovuto... dovuto fare proprio una mezza benedizione per cantare un brano del genere, perché è stato super per me un onore poter fare una canzone, cantare una canzone del genere. E poi anche questo brano credo che sia molto credibile anche rispetto a tutto il resto della tracklist, anche perché non credo che ci sia un brano che non rispecchi quello che è anche l'idea di fondo, l'idea di base del disco. Ma c'è un brano che secondo te racchiude meglio l'essenza di questo disco? Vedi, ogni canzone c'ha il suo. Sì, ogni canzone di questo album qua ha il suo. Dopodiché io, se stai per chiedermi qual è la mia preferita tra queste, no, queste genere, perché io esatto, perché faccio una gran fatica su sta roba, proprio faccio veramente una super difficoltà. Sì, però sono super affezionato a tutti, se no non ne farei. Senti, l'ultimissima domanda è legata sempre a Faber, è legata anche al pezzo di Sanremo. Tu canti Chiedilo ad Andrea che si è perso, ma oggi Andrea cosa consiglierebbe a Fadi in vista del festival? Non aver paura, Bel. Giusto. Grazie mille, buon festival di Sanremo a questo punto. Altrettanto. E ci si vede a Riviera. Alla grande. Ciao.